Eccoci nuovamente in studio, come detto all'inizio del nostro appuntamento, uno dei temi su cui ci soffermeremo maggiormente è quello legato all'incontro che c'è stato ieri tra la Sogin, i rappresentanti di Puglia e Basilicata, per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito di rifiuti nucleari, un incontro che ha avuto degli esiti importanti. Ne discutiamo in compagnia dell'assessore all'ambiente della Regione Basilicata, Gianni Rosa, ben trovato. Ecco, non riusciamo forse ancora a sentirla. Eccoci, Buongiorno. adesso la sentiamo. Ben trovato di nuovo in nostra compagnia. Dunque, dicevamo ieri un incontro importante, sono state esposti i risultati delle indagini, delle rilevazioni che sono state fatte in questo periodo. Un incontro che insomma ha avuto, dicevamo, esiti importanti poiché in qualche modo è stato riconosciuto come gli iniziali dati in possesso della Sogin in qualche modo non fossero corrispondenti alla realtà. Ecco, cosa è emerso dall'incontro? È chiaro che una delle eccezioni che abbiamo messo sul tavolo è proprio questo riscontro che noi abbiamo fatto immediatamente, nel senso che la Sogin ha pianificato e ci ha consegnato banche dati datate nel tempo e che non rispecchiano quella che è la Basilicata di oggi e quello che è successo in tutti questi anni. Quindi una delle eccezioni pregnante è stato proprio questo. Voi avete fatto una programmazione, ma una programmazione che non guarda la nostra situazione attuale, quindi abbiamo messo sul campo tutto nel dettaglio tutte le questioni una per una oggi esistenti che loro avevano trascurato. Tutte queste situazioni, insieme ad altre motivazioni tecniche che riguardano il nostro territorio, vanno a comporre le numerose motivazioni per le quali la Regione Basilicata dice no al deposito di scorie nucleari, e questa è la parte tecnica, diciamo. Poi ci sta tutta una parte politica che evidentemente si lega a quello che oggi già dà da anni la Basilicata al nostro paese. Noi non vogliamo aprire un conflitto con il nostro paese, assolutamente non è nostra abitudine, però vogliamo che il nostro paese riconosca alla Basilicata il contributo che stiamo dando da anni, e gli esempi più emblematici sono quelli del contributo in termini energetici sul petrolio e quelli che sono i contributi anche in favore, ad esempio, della Regione Puglia in termini di approvvigionamenti idrici. Ecco dunque una regione che, come giustamente ci diceva, ha dato e sta dando un contributo importante. La strada che dovrebbe seguire ora la Basilicata, dunque, è tutt'altra, un puntare sul territorio verso altre direttive, dico bene? Certo, noi stiamo puntando al famoso sviluppo sostenibile, nel senso in questo momento la nostra scelta è stata quella di ricontrattare le compensazioni ambientali che arrivano dal petrolio. Siamo in fase di ricontrattazione anche delle compensazioni ambientali che arrivano dall'acqua. Questa massa di denaro la vogliamo investire sullo sviluppo sostenibile, quindi su attività industriali che guardano oltre il petrolio, ma anche stiamo investendo in attività di promozione del nostro territorio e di rafforzamento di quelle che è la vera vocazione della Basilicata, ovvero bellezze territoriali inestimabili che vanno promosse e che possono essere fonte di sviluppo, di turismo. Voglio dire, la Basilicata, ricordo a me stesso, è la terra dei cinque parchi e dei due mari, bellezze, una natura incontaminata, un paesaggio tutto da ammirare. Ecco, quindi noi in questo momento stiamo provando a fare ciò: da una parte attività industriali che guardano oltre il petrolio e quindi ci permettono anche di mettere in campo nuova occupazione, ma anche sviluppo oltre Matera, capitale della cultura. Noi abbiamo sfruttato nel 2019 questo brand Matera, capitale della cultura, che ha fatto conoscere Matera e la Basilicata in tutto il mondo. Oggi noi vogliamo entrare nel profondo della Basilicata, perché il profondo della Basilicata è altrettanto bella come Matera.
Adesso, Assessore, ci dovrebbe essere un altro incontro a fine novembre, quello insomma chiarificatore, in cui si capirà dove sorgerà questo deposito. È possibile aspettarsi qualche altro cambiamento oppure crede che adesso la situazione in qualche modo si sia stabilizzata e che il no fermo che è arrivato da Basilicata, anche da Puglia, sia effettivamente recepito? Beh, noi abbiamo, non a caso, ecco, voglio dire, ieri nel mio intervento ho esordito con una dichiarazione politica molto forte, un no secco rispetto a questa decisione. L'auspicio è che abbiano compreso, sinceramente l'auspicio è che abbiano compreso, perché io sono convinto che nel caso in cui vi sia un'incomprensione o il governo voglia realmente individuare in Basilicata un sito nell'ambito dei siti previsti in Basilicata il deposito nucleare, io penso che in Basilicata possa scattare nuovamente Scanzano 2, voglio dire, c'è un popolo. Noi abbiamo presentato una documentazione che da un punto di vista tecnico entra nel merito, però da un punto di vista politico, quella documentazione che noi abbiamo presentato è la rappresentanza della volontà dei lucani, in che senso? Che noi abbiamo presentato un unico documento come Basilicata, non come regione in termini istituzionali, ma come Basilicata come territorio, che ha visto la condivisione di tutte le istituzioni, di tutte le forze politiche, di tutti i corpi sociali. Quindi a Basilicata si è presentato rispetto a questo discorso con un'unica voce, quindi non è l'assessore una rosa o una determinata forza politica o il governo Bardi che dice no a questo insediamento, ma la Basilicata nella sua unitarietà. Ecco, Assessore, proprio da questo punto di vista, una Basilicata unita nel dire no a questo tipo di decisione, nei giorni scorsi si è anche riunita la cabina di regia per quanto riguarda le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al centro dei temi la transizione ecologica. Ecco, sono stati analizzati gli obiettivi da raggiungere anche dal punto di vista delle proposte da candidare. Un breve passaggio su quelli che saranno gli obiettivi a cui si punta per ovviamente indirizzare la Basilicata verso gli obiettivi che ci ha illustrato. Ecco, io seguo direttamente la coda del PNR che va nella missione 2, nella transizione ecologica. Noi abbiamo messo in campo da mesi un modello, lo stesso modello che abbiamo messo per scrivere il documento sul nucleare. Abbiamo messo insieme tutti i cervelli della Basilicata, abbiamo creato dei tavoli tematici che stanno approfondendo, di cui fanno parte istituzioni, mondo dell'impresa, mondo della ricerca, dove stiamo analizzando in maniera dettagliata tutti i sub-obiettivi della missione 2, voce per voce, e in quell'ambito stiamo valutando i progetti che la Regione Basilicata dovrà candidare, partendo da cosa? Partendo da una serie di idee che la Regione Basilicata aveva già candidato, i famosi 13 miliardi di euro, avevamo già candidato a settembre, ma non fermandoci a questo, perché noi ai corpi sociali abbiamo chiesto di aggiungere ulteriori idee progettuali che vanno evidentemente in linea con lo sviluppo del nostro territorio. Quindi noi abbiamo sul tavolo una marea di idee, istituzioni, imprese e mondo della ricerca li stanno dettagliando. Fra l'altro ci stiamo già preparando a rispondere ai primi bandi che sono già usciti a metà ottobre, sono tre bandi che riguardano sempre la transizione ecologica ma riguardano il comparto dei rifiuti. Anche su questo in questi giorni abbiamo già deciso su quale progettazione muoverci e stiamo già lavorando per presentare progetti di qualità entro metà gennaio, tempo scadenza di questi primi tre bandi del PNRR. Chiarissimo, Assessore, la ringrazio per essere stato in nostra compagnia questa mattina e per averci aiutato ad approfondire i risultati dell'incontro di ieri. Grazie ancora Gianni Rosa, Assessore all'Ambiente della Regione Basilicata. A presto. Grazie a voi. Noi ci fermiamo per un brevissimo spazio pubblicitario, poi torneremo ancora insieme per approfondire gli altri temi. A tra poco.